Buongiorno a tutti. Dopodomani è Pasqua, una Pasqua diversa, una Pasqua alla quale non eravamo mai stati abituati. Una Pasqua di grande preoccupazione, di grande paura, di grande incertezza. Una Pasqua che ci trova in casa, dove stiamo ormai da 4 settimane. Senza tutte le tradizionali celebrazioni religiose e tutto quello che configurava la Pasqua e la Pasquetta, le gite fuori porta e tutta questa attività. La situazione nel nostro paese è molto grave. La pandemia che ci ha colpito e che ci ha colpito così duramente non accenna a diminuire. Tutti i giorni alle 17:45 mi metto davanti al televisore ad ascoltare i dati prima della Regione Lombardia e poi la conferenza stampa della Protezione Civile in cui tutte le volte, un po' in modo infantile se volete, spero di poter leggere la parola zero sui contagi, sui decessi, su tutto quello che di brutto sta avvenendo. Purtroppo non è così. Purtroppo questa pandemia rimane, si è spesa non soltanto all'Europa o alla Cina da dove è iniziata, ma a tutto il mondo. È un profondo dolore sentire tutti i giorni la conta dei morti, di coloro che ci hanno lasciato, di coloro che non ci sono più. E siamo tutti preoccupati per noi stessi, per le nostre famiglie, che ciò non debba accadere, ma anche per gli altri, perché è una preoccupazione che riguarda tutti noi. Noi, per quanto concerne la pallavolo, fino dal 5 di marzo abbiamo messo in primo piano la salute dei nostri tesserati. Abbiamo deciso il blocco delle attività nella speranza che la situazione potesse cambiare e ci consentisse di ripartire con la nostra normale attività. Ciò non è avvenuto. Siamo ormai al 10 di aprile e i segnali che stiamo percependo da parte delle intenzioni del governo indicano che ci sarà un'ulteriore proroga di queste misure sino al 3 di maggio. Non abbiamo un farmaco, non abbiamo un vaccino, riusciamo solo a limitare il contagio con tutte queste misure che stiamo adottando da tempo e che di fatto ci hanno impedito di portare avanti la nostra attività. Questo riguarda tutti e noi dobbiamo prenderne coscienza e dobbiamo essere consapevoli che è qualcosa che evidentemente ci terrà, con cui dovremo fare i conti, purtroppo ritengo ancora a lungo. Le scuole sono chiuse. Così le nostre società di base, quelle che esplicano la loro attività principalmente nei plessi scolastici, hanno dovuto interromperla. Avremo delle conseguenze anche di natura economica, ma soprattutto penso avremo delle conseguenze molto pesanti di natura psicologica, che solo col tempo potremo lenire e solo col tempo potremo riabituarci a un modo di vita che era quello che avevamo prima che questa pandemia si sviluppasse. Abbiamo preso le decisioni coerentemente con la situazione di considerare chiusa tutta l'attività. Tutta l'attività perché non ci sono le condizioni per poterla fare. È un fatto inedito, è un fatto straordinario, che però deve tenere conto seriamente della gravissima situazione nella quale ci troviamo. La federazione però non si ferma, noi stiamo valutando tutte quelle che saranno le nostre risorse per venire incontro alle nostre società, alle nostre società di base. Abbiamo avuto un incoraggiante incontro con il ministro dello Sport Spadafora, che ringrazio dell'opportunità. E comunque, al di là di quelli che saranno evidentemente gli aiuti che ci potranno pervenire, come ci auguriamo,
Noi faremo tutto il possibile nell'ambito delle nostre possibilità e delle nostre risorse per cercare di lenire tutte le conseguenze, anche di natura economica, che sicuramente deriveranno da questa anomala situazione. È triste e con il cuore pieno di preoccupazione che vi faccio i miei auguri di buona Pasqua. E in questi giorni, così pieni di responsabilità e così pieni di dolore, abbiamo pensato, tutti noi del Consiglio federale, di dedicare questi nostri ipotetici scudetti che purtroppo non abbiamo potuto assegnare, e Dio solo sa quanto ci sarebbe piaciuto farlo, ai nostri medici, ai nostri infermieri, a tutto il personale paramedico, a tutti i volontari, alla protezione civile, alle forze dell'ordine e a tutti quelli che si stanno sacrificando per noi, spesso addirittura con la loro vita. Per quello che può valere, cari amici, tanti cari auguri di buona Pasqua.